Pronto! Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Ma chi sei? Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. No. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema. Tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome Michelle. e cognome, no. numero di telefono di casa e del cellulare, Ho detto di no. codice Bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome danubile di sua nonna. Volare. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il BIP. So. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema zero. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema zero. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema zero. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Vieni, va. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. GROFONA! Se è uno di quegli italiani che alle ultime elezioni ha votato Berlusconi, riagganci. Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.